Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Simpocalypse, un gioco che è uscito il 15 di dicembre e costa veramente niente. Costa 3,99, scontato al momento della registrazione 3,39. Che cos'è? È un simulatore di apocalisse, in pratica dove dovremo gestire per l'ennesima volta, per l'ennesimo gioco, una colonia in un mondo post-apocalittico. Vi voglio solo far vedere due cose. Allora, vi faccio vedere l'inizio di una nuova partita e poi continueremo con la mia di prima. Giusto per farvi vedere l'introduzione, dove il mondo ha avuto disastri nei 10 anni, radiazioni stabilizzate, piccoli gruppi uscire dai rifugi e di cominciare di nuovo la vita. Siamo il leader di uno di questi insediamenti e tutto è distrutto, le risorse sembrano esaurite, ma questa deve essere la nostra fine, insomma. E così si comincia. La partita che andremo a vedere tra poco sarà in Antartide, dove l'ho fatto per avere un più 40% di aumento dell'acqua. In questo caso invece andiamo a scegliere l'Europa. Vi spiegherò fondamentalmente le basi. Le basi consistono nel iniziare, avremo una mappa grande, fino ad arrivare e poi sbloccare anche la mappa di tutto il mondo fatta a esagoni, dove potremo andare a conquistare i vari continenti, ma al momento si inizia da qui. La cosa iniziale, vedete, non abbiamo la mappa perché la mappa l'avremo quando avremo conquistato almeno il 2,5% esplorato, il 2,5% del territorio. In questo caso abbiamo 15 persone. Io vado e metto 4 persone all'esplorazione. Vedete che c'è questa barra che va a salire e mi cerca adesso pochissimo, quindi insomma ci vorrà un bel po'. Adesso c'è una nuova funzione, che è la funzione di ricerca, raccolta, ricerca l'abbiamo fatta, raccolta di cibo e di acqua. Quindi in questo caso andiamo a mettere 4 persone, 4 persone, e c'è anche il legno, quindi facciamo altre 3 persone lì. Qualora dovessimo perdere di vista i nostri obiettivi, qua in basso a sinistra vediamo, dobbiamo trovare della legna e spazio su cui costruire. Ok, fatto questo, la quest successiva è quella di costruire case per attrarre i nuovi abitanti, perché vi spiego l'interfaccia. Qua in alto vedete la data, il tempo che si può mandare fino a 2x di velocità, il numero di cittadini, la popolazione massima determinata dalle case, quindi ogni casa che costruiremo avremo 5 abitanti massimo in più, più gli inattivi, la quantità di cibo, la quantità d'acqua, di punti di costruzione, più esploriamo più aumentano, più gli esploratori insomma vanno avanti più aumentano, avremo la legna e i punti di ricerca che adesso dobbiamo andare ad aprire per sviluppare la casa. Poi andremo a vedere che nel ramo qua si sblocca anche la fabbrica d'armi, stazioni di polizia, le varie cose, centro di ricerca, l'ambasciata, fattoria, foresta piantata, impianto minerario e così via. In questo caso andiamo a cercare casa, spendiamo un punto, ne abbiamo al momento due, quindi sarà una ricerca pressoché istantanea. In questo caso vedete che qua si va ad aprire. Qui abbiamo il pannello classico delle ricerche. Cliccando sulla costruzione, possiamo andare a costruire le case. Allora, adesso, un secondo solo che costruisci la tua prima casa. Ok, infatti si è aperto il menu qua. Possiamo andare a costruire le case che ci costano 1 di spazio e 20 di legname. Quindi andiamo, vedete che sblocco il tempo e vanno 10 secondi e si va costruire una casa, quindi il massimale degli abitanti aumenterà di 5 e quindi andremo a 20. Qua vedete abbiamo due possibilità. Allora, qua abbiamo il mondo, quindi l'esplorazione, la gente assegnata all'esplorazione. Qua abbiamo la gente assegnata alla raccolta di cibo, d'acqua e di legname. Qualora avessimo degli edifici che contribuiscono a lo sviluppo di uno di questi, li vedremo elencati sotto, quindi se avremo un allevamento sarà qui, se avremo fonti d'acqua normali qui, poi una fonte d'acqua artificiale qua sotto, diciamo le baracche, quelle che generano legname, piantando foreste, le vedremo qui e così via. Cliccando invece qui abbiamo due settori. Gli edifici, quindi tutti gli edifici che abbiamo ricercato li potremo costruire. E i lavori pubblici, in pratica, assegnare parte degli abitanti, in questo caso ne vedete uno inattivo, alla costruzione per rendere la velocità più veloce del 5%.
Andiamo avanti e vedete che poi la cosa continua così andando avanti. L'obiettivo adesso è quello di assegnare 5 cittadini per cibo e per acqua. Quindi in questo caso io vado a ridurre di 2 questo, così completiamo già l'obiettivo. E poi pian piano gli abitanti aumenteranno, quindi potremo aumentare anche i ricercatori, gli esploratori, scusate, e altre cose. Possiamo sviluppare altre 5 case, ma non è questo il momento, perché adesso andiamo a prendere la partita che io ho fatto prima. In questo caso vedete che siamo in una fase un po' più avanzata, abbiamo 75 persone, caricamento rapidissimo tra l'altro, 75 persone, un massimale di 130, abbiamo diverse case. Abbiamo, vedete qua, la salute 100%. Il gioco va a complicarsi andando avanti. Abbiamo la produttività dei cittadini, quindi la felicità, la salute. Il gioco è tradotto in italiano, l'avrete visto, mi sembra tradotto anche piuttosto bene. Gli obiettivi ora è costruire un impianto minerario, assegnare 10 lavoratori all'impianto minerario, scuola. Migliorare l'impianto e costruire un ospedale. Siamo già in una fase piuttosto avanzata, infatti vedete che qua ho già ricercato la casa, la foresta piantata, ora cerchiamo l'impianto minerario, ma per farlo mi servono 100 cittadini. Quindi adesso noi torniamo qua. La mappa è questa, vedete che al momento c'è questa. Non abbiamo... Io ho scelto l'Antartide, come vi avevo detto, quindi avremo poi più avanti anche la possibilità di vedere il mondo intero, come poi potrete vedere dalle pagine di Steam, dagli screenshot. Ci sono anche battaglie, infatti potete andare a conquistare, poi ci sarà la possibilità anche di ambasciate. Non è sicuramente un gioco per tutti questo, per vista la grafica, visto il fatto che comunque è molto statico, ce ne sono tanti giochi così, la grafica poi è minimal, assolutamente, è più a menu che altro, un po' alla Football Manager, ma di civiltà post-apocalittiche. L'esplorazione vedete che me lo dà comunque esplorato al 95, no, no, al 9,95%. E una volta arrivati al 100 non avevamo più risorse, non avevamo più spazi costruibili. Vedete che qua ne abbiamo un botto perché è tutto molto simbolico, lascia molto spazio alla fantasia. In questo caso abbiamo costruito, vedete che posso andare a costruire le fattorie anche. Fattoria, ne ho fatta una e ho un lavoratore. Massimo uno. Ho fatto anche una pompa manuale d'acqua, che ha un lavoratore, e una foresta piantata di cui ho un lavoratore. Ne ho ben 14 inattivi, però adesso intanto qua stanno aumentando. Attendiamo che arrivino a 100. Intanto magari li assegno da qualche altra parte. Magari potrei assegnarli. Beh, l'esplorazione non ha molto senso, siamo già messi abbastanza bene. Abbiamo 6.000 d'acqua e cibo, insomma, quindi potrei assegnare qualcuno al legname, potrebbe essere molto importante. Ci sono anche questi raccoglitori, niente energia, niente internet. Ok, vabbè. Non ho ben capito che cos'è questo esattamente, ma va bene. Stiamo aumentando, siamo a 90, quindi a breve andremo avanti con la... Abbiamo anche 5 punti di ricerca, quindi stiamo andando anche piuttosto bene. Andiamo a costruire l'impianto artificiale, l'impianto minerario, quindi vi farò anche vedere come funziona. Intanto acceleriamo anche la velocità a 2, siamo a 93, sta andando tutto fin troppo bene. Allora, sì, infatti, questo è per l'energia, perché avendo inserito delle cose in più si è creata anche questa energia. Mi sembra strano, non so da dove la raccolgano questa energia, penso si intenda come energia col calore, insomma, non lo so. Comunque io mando qualcuno anche a recuperare l'energia, perché l'energia poi serve per la generazione delle varie risorse. Sta andando però al 50% questo di efficacia, questo invece al 140%. Comunque abbiamo 102 persone, quindi a questo punto possiamo andare a fare la ricerca dell'impianto minerario, che poi andrà a sbloccare. Ricerchiamo, sì. E voglio vedere che cosa mi ha sbloccato sopra. No, non si sa ancora. Licenza qua serve. Impianto minerario extra. Ah, sono gli impianti extra. Vedete che qua abbiamo la centrale termica, il pannello solare, qui genera energia. Ah, probabilmente magari qui la gente che la genera è sulla ruota del criceto, magari, non lo so. Comunque, ora tornando qui, possiamo andare, vedete, a costruire l'impianto minerario. Ci costa 500 di legna, ma ne abbiamo i 5 slot di costruzione. Lo facciamo, è a timer, quindi abbiamo 22 secondi di attesa.
Qua vedete continuamente i risultati delle varie ricerche, delle varie esplorazioni, delle varie raccolte. Qua abbiamo anche la possibilità di avere un log e vedere giorno per giorno che cosa è successo con i vari avvertimenti. Invece qua in QOL, perché il gioco devo dire che continua a sbloccarsi, continuano ad attivarsi, vedete qua adesso è uscito il parametro del ferro, della pietra, dell'uranio, si sta completando, e QOL è praticamente le quantità rapide di costruzione da 1, 10, 100 massimo, quantità assegnata, c'è cioè in modo da impostare per una cosa secondo me un po' troppo generica. Abbiamo costruito l'impianto minerario, abbiamo 36 persone inattive perché stiamo crescendo esponenzialmente, quindi andiamo a mettere 10 persone che è il massimale. Consumiamo 10 d'acqua o produciamo, vabbè. Abbiamo l'aggiornamento qua comunque, vabbè. Adesso dobbiamo costruire una scuola e assegnare 10 insegnanti, quindi andiamo a fare la scuola, mi servono però 200 cittadini totali e una pompa automatizzata ricercata, quindi ricerchiamo la pompa automatizzata. Ok, che dovrebbe essere qui, pompa automatizzata ci chiede dell'energia, la costruiamo. Tra l'altro ci chiede anche del metallo che abbiamo, che stiamo iniziando a generare grazie alla nostra miniera. Io lo trovo intrigante, per quanto non avendo un riscontro grafico, è proprio per gli amanti come me, d'altronde, delle statistiche. Abbiamo 32 persone inattive però, quindi io adesso appena finiamo di produrre sta cosa metto un po' di gente alla pompa automatizzata, sempre che ce ne sia possibilità. Sì, una persona, vedete, consuma 20 di energia, produce acqua, quindi abbiamo la pompa automatizzata. Potremmo anche demolire questa, ma vabbè, pompa, vabbè. Energia siamo messi in positivo, però è in calo perché abbiamo un meno 16, quindi non abbiamo abbastanza produzione di energia, ci serve assolutamente la scuola, va bene, no, mi serve una produzione di centrale con la centrale termica, facciamo la centrale termica e poi facciamo la centrale a pannelli solari, quindi via, perché probabilmente qua, vediamo dove è messa. Centrale termica, la costruisco, 1000 di legname, direi che ci sta. 50 secondi. Perché qua vedete che qui mi fa pensare che ci sia la possibilità di farne di più o potenziare quella esistente, e il pannello solare stessa cosa. Quindi diventa molto molto complesso. Ci sono anche dei punti perk, sopravvivi al tuo primo anno, ottenere i primi punti perk e sbloccare il prestigio. Mancano 306 giorni. Pensate, io sto già giocando da un po', ho giocato un pochino e siamo soltanto al 28 febbraio del 2000, quindi questa tragedia, diciamo, è successa ben prima degli anni 2000. Vabbè, continuiamo ad andare avanti e vediamo che succede. Stiamo aumentando, siamo al massimale di persone, quindi costruiamo altre 10 case. E abbiamo gente, quindi gente al momento la mettiamo alla raccolta dell'energia e la mettiamo soprattutto, cosa importantissima, alla raccolta di cibo e acqua. Ne abbiamo 23 inattive. Mettiamo anche qualcuno alla legna. Cavoli, l'energia è veramente messa malissimo, eh. Dobbiamo mettere più per tu mettiamo tutte le persone che abbiamo alla legna, scusate, all'energia, perché veramente l'energia. Ok, adesso abbiamo un guadagno di 10 con le persone tutte qui a lavorare, quindi guadagno adesso di 11, ok. Siamo in pari, però dobbiamo vedere. Ok, abbiamo la centrale, ma non è attiva. Gli mettiamo 4 persone, magari facciamo una cosa, togliamo un po' di gente che raccoglie l'energia. Infatti adesso dovremmo andare in estrema perdita. No, zero. Qua adesso siamo a meno 5, però se io metto le persone tutte qui, da meno 5 passiamo a 35 di guadagno. Direi che queste persone non ha senso e. Ah no, ma siamo al massimo qua, quindi queste altre le metto a raccogliere il legname, che poi il legname finirà prima o poi. Abbiamo 18.000 di legname, quindi dovremo poi spostarci in un'altra regione, presumibilmente. Comunque, adesso col pannello di ricerca possiamo magari pensare di andare a fare un'energia green. Con centro di ricerca sbloccato, quindi dobbiamo fare il centro di ricerca che è.
Non ho idea di dove sia. Pompa idroelettrico, 1000 cittadini, filtraggio, foresta geneticamente modificata, la pineta. Non lo so, non lo vedo, sicuramente voi magari l'avete già visto, però dobbiamo fare la scuola, l'ospedale, ah, il centro di ricerca è qua. 5.000 cittadini, quindi direi che siamo abbastanza fregati, anche se potremmo andare a potenziare, spendendo un punto ricerca, quindi andiamo a 3, potenziamo la ricerca anche con un altro, volendo potremmo. Collettore della pioggia, 1.000 cittadini, la pineta, rinnovabili in legno, ok, quindi produciamo legno e pineta, legno, facciamo una pineta, ma non possiamo farla perché... Perché? 1.000 di legna. Mannaggia, abbiamo. Ecco, ce la siamo giocata davvero malissimo. Perché la legna l'abbiamo consumata, l'abbiamo bruciata tutta. Bruciamo 100 di legna, bruciamo tantissimo di legna. Quindi adesso noi potenziamo la gente che ci va a cercare la legna. Vediamo se attualmente possiamo andare in positivo. No. Diminuiamo la produzione di energia, che mi lascia pensare che avendo tipata così tanta ci siano degli accumulatori. Comunque vediamo adesso se con la legna, no, siamo ancora in pari, non sta andando molto molto male la centrale termica, che comunque è ancora in guadagno, quindi facciamo questa cosa, diminuiamone uno e ne mettiamone due qui a lavorare. Niente, no, consumiamo quello che... Niente, abbiamo abbastanza incasinato la nostra produzione, vedete che stiamo andando anche a velocità 1, ma mi sembra che il gioco mi stia aggredendo. Allora, io devo dire una cosa, una piccola valutazione. Il gioco sembra profondissimo, molto interessante per gli amanti delle statistiche, dei menu, dei grafici, come potete vedere anche dalle immagini Steam, in cui si possono vedere dei punti in cui non siamo ancora arrivati. Non è un gioco per tutti di sicuro, ma calcolando 3,99 euro, calcoliamolo prezzo pieno, io dico che è un must have per tutti gli appassionati di gestione coloniale, anche perché guardate quanto è profonda. Quindi ragazzi, io adesso attendo un vostro parere, fatemi sapere che cosa ne pensate. Questa è stata un'autentica scoperta, non lo conoscevo, ma fortunatamente gli sviluppatori mi hanno contattato chiedendo di far vedere questo titolo e quindi, perché no, mi è sembrato veramente molto molto interessante. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.